Buongiorno a tutti. Oggi preparerò una buonissima ricetta. Si tratta dei peperoni farciti al tonno. Per realizzare questa ricetta occorrono 4 bei peperoni. Questi sono peperoni corno di toro, però vanno, se non li trovate, vanno benissimo 4 peperoni stretti e lunghi. Una patata, che ho già lessato. Poi occorrono 4 filetti di tonno. Questi sono il tonno sott'olio della Delfino. Sono veramente buonissimi e le potete trovare nel negozio online youdreamitaly.com. Poi occorre un cucchiaio di capperi sotto sale, che poi andremo a sciacquare, un cucchiaio di olio extravergine d'oliva, del sale, del pepe, poi uno spicchio d'aglio, un po' di prezzemolo e del pane grattugiato quanto serve. Ok, adesso come prima cosa facciamo subito questa operazione. Ungiamo la teglia con il nostro pennello, così, e lo spargiamo con pane grattugiato. Questa sarà la nostra base, che si attaccherà e poi renderà i nostri peperoni ben croccanti. Ok, vedete? Adesso prendiamo i nostri peperoni, prendiamo un coltello e andiamo a togliere la nostra estremità, così. Togliamo questo, tutti i semini, così, perfetto, e con un pizzico di sale lo mettiamo dentro, basta. Questo è fatto. Adesso facciamo così con tutti e poi prepariamo la nostra farcia. Ho sciacquato dal sale i nostri capperi. Il nostro prezzemolo, così li porto solamente, e adesso andiamo a fare il nostro battuto con questi ingredienti. Lo tritiamo per bene. Se non avete voglia di farlo così, lo mettete nel tritatutto. Prendiamo il nostro battuto che abbiamo fatto. Vedete, lo faccio io così, un po' più grossolano, perché così quando si mangia è meglio, perché si sentono tutti i pezzi. Poi prendiamo la nostra patata, che l'ho già sbucciata, la tagliamo a pezzetti e poi la schiacciamo con la forchetta, con lo schiacciapatate, come volete. Prendiamo la nostra patata lessa, che io ho già schiacciato, poi tanto si impasterà ancora di più, la impastiamo dopo un po' con le mani. Aggiungiamo il sale e pepe e i nostri filetti. Prendiamo i nostri filetti, vedete come sono belli? Belli compatti, buonissimi. Li andiamo a tagliuzzare e poi sbricioleremo dentro. Poi se vi piace più ricca potete aggiungere di più, Io faccio un filetto per ogni peperone, senza sgocciolarli, così rimane il suo olio di conservazione. Prendiamo e adesso andiamo ad inglobare bene tutti questi ingredienti con le mani. Vedete, la nostra farcia è fatta. Perché se la passate nel tritatutto diventa tutta una poltiglia, invece a me mi piace così perché ha una consistenza anche quando si mangia, che sentite i vari ingredienti. E andiamo semplicemente a riempirlo. Bene fino in fondo, Non c'è pane, non c'è uova. Dovete riempire per bene e poi le chiudiamo così. Le depositiamo nella nostra teglia col suo cappello. Abbiamo riempito tutti i nostri peperoni, adesso li spennelliamo un po' con l'olio. Anche i suoi coperchi, diciamo, e li spolverizziamo col pane grattugiato. Mettiamo in forno, a forno ventilato, 180 gradi, per 20 minuti.
ci vediamo dopo. Ciao ciao. Ecco, i miei peperoni arrostiti sono pronti, vedete? Belli croccanti, abbrustoliti fuori, morbidi dentro. Ciao, buon appetito e alla prossima.